Sarà prorogato il decreto Calabria, atteso per domani il provvedimento del governo, lo ha annunciato nel pomeriggio. Il presidente Occhiuto ci consentirà, ha detto, di completare il lavoro avviato in sanità. Manifestazione stamattina a Palazzo dei Bruzzi dei produttori che chiedono che il comune individui una nuova area per poter fare mercato. Sono giunti a Crotone in 500, 40 sono bambini, lo sbarco è avvenuto stamattina, provengono dalla Libia da dove sono partiti 8 giorni fa. Presentata oggi a Reggio l'esercitazione dal titolo Sisma nello Stretto, coinvolti 37 comuni tra Calabria e Sicilia, il capo del Dipartimento della Protezione Civile Curcio ha detto: utilizzeremo una nuova tecnologia che stiamo testando in Italia. Il debuttante Viali per risollevare le sorti del Cosenza, l'ennesima sfida della società rossoblù, primi contatti con la squadra. Ben ritrovati in nuova edizione del nostro TG, partiamo con la sanità. Il presidente Occhiuto lo aveva chiesto nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, aveva chiesto la proroga del decreto Calabria per concludere, diceva, era questa la motivazione, il lavoro avviato in sanità. Ebbene, il governo sembra aver accolto la richiesta del governatore Occhiuto e lui stesso a svelarlo oggi ai cronisti a margine di una conferenza stampa, quindi domani il provvedimento del governo con la proroga del decreto Calabria. Vediamo. Si va verso la proroga del decreto Calabria, così come chiesto nei giorni scorsi dal governatore e commissario per la sanità, a rivelarlo ai giornalisti lo stesso Roberto Occhiuto a margine di una conferenza stampa a Catanzaro. Penso che il decreto Calabria verrà prorogato domani dal governo nazionale, almeno ha avuto assicurazioni in tal senso. Questo ci dà la possibilità di concludere la ricognizione del debito, che io spero di poter definire entro fine anno. Il presidente evidenzia come il via libera al provvedimento da parte del governo consentirà di completare il lavoro avviato nelle aziende sanitarie e ospedaliere dai commissari. Impedirà la decadenza dei commissari, perché altrimenti noi avremmo avuto un sistema sanitario senza commissari, perché la loro durata è relativa alla durata del decreto Calabria, e soprattutto ci dà la possibilità anche di ottenere le risorse che spettano alla Calabria per effetto dell'approvazione del programma operativo regionale che noi abbiamo mandato ai tavoli ministeriali già da qualche mese, ma che ancora non ci hanno restituito. Appena ce lo restituiranno ci saranno 60 milioni in più per la Calabria. Come avete visto, abbiamo ottenuto altri 90 milioni semplicemente riconciliando i conti e chiudendo alcune delle annualità che non erano chiuse nella contabilità della sanità della regione. Vorremmo chiuderne altre per avere altre risorse. Poi tutte queste risorse devono essere spese per rimettere in moto il motore della sanità, che purtroppo in Calabria è fermo. A Cosenza adesso per la protesta questa mattina dei produttori. Ricorderete, ve ne abbiamo parlato anche nelle scorse settimane, si tratta dei produttori di via Asmara, il mercato all'aperto. Ebbene, quell'area è stata chiusa, adesso aspettano una nuova location e stamattina hanno protestato a Piazza dei Bruzzi. Vediamo. Il lavoro c'è e di questi tempi sarebbe già questa una notizia, ma a Cosenza manca il luogo dove i produttori, circa 50 provenienti da tutta la provincia, possono esercitare. Prosegue quindi la protesta dopo la chiusura dell'area mercatale di via Asmara, luogo che da decenni ha sempre ospitato il mercato ortofrutticolo. Cerchiamo di portare a casa quel surplus in più che comunque ci permette di completare una vita dignitosa, perché giustamente non veniamo a passare il tempo. È ovvio che veniamo qui per portare i nostri figli, ognuno di noi ha famiglie, ognuno di noi comunque ha delle realtà che comunque hanno necessità di quel tanto. Poi comunque volevo esprimere anche una cosa: in questi tempi nei quali comunque c'è sempre la richiesta di lavoro, c'è gente che vuole lavorare, ma anche il lavoro
noi che comunque abbiamo dove attingere, abbiamo i nostri terreni, perché poi alla fine sono i terreni di nostra proprietà, dove comunque buttiamo il sangue, facciamo tanta fatica ogni giorno per riuscire a produrre, alla fine ci estromettono e non ci danno una realtà dove poter comunque lavorare e operare. I rappresentanti delle aziende agricole hanno deciso di proseguire la loro protesta in piazza dei Bruzzi, davanti alla sede comunale, a seguito della decisione dell'amministrazione comunale di chiudere l'area per la caduta di calcinacci da un ponte che sovrasta la zona. I produttori chiedono quindi una nuova location dove poter lavorare. La nostra situazione non è stata risolta. Noi chiediamo di lavorare onestamente da produttori, chiediamo un'area mercatale dove poter svolgere il nostro lavoro. I produttori quindi hanno chiesto un incontro all'amministrazione comunale per poter risolvere una vicenda che sta creando grossi problemi alle famiglie che vivono di questo lavoro. Abbiamo chiesto degli incontri, ma ancora non siamo stati, per quanto riguarda questa mattina, non siamo stati ricevuti. E speriamo che questa vicenda possa trovare una soluzione, si possa dare a queste persone un'area mercatale in cui poter lavorare. A Crotone adesso, per una delle emergenze del nostro tempo, un maxi sbarco, ci sono anche 40 bambini, questo sbarco è avvenuto stamattina, il centro di accoglienza di Crotone sta veramente scoppiando, ci sono più migranti di quanti se ne possono contenere. Vediamo. Ormai non si contano più. Ogni luogo dove è possibile attraccare una barca fa registrare ormai uno sbarco di persone disperate alla ricerca di un futuro migliore. In Calabria sono diverse le zone interessate dal fenomeno. Roccella Ionica è quella che ha fatto registrare il numero più consistente di arrivi. Dall'inizio dell'anno, nel solo porto della cittadina dello Ionio Regino sono 63. Numeri che hanno costretto il sindaco di Roccella a rivolgersi alle autorità spiegando che il municipio, con le sue sole forze, non può gestire situazioni così impegnative. Anche Crotone ha avuto il suo bel da fare con lo sbarco, riferito la scorsa settimana, di oltre 1000 migranti. A questi si aggiungono i circa 500 sbarcati la notte scorsa. La Calabria si riscopre quindi ancora una volta terra di approdi che mettono a dura prova l'organizzazione necessaria per la gestione di flussi così importanti e imponenti. Protezione Civile, Croce Rossa, i comuni, le associazioni di volontariato, tutti impegnati a svolgere lavoro con turni massacranti, lo stesso iter che ha sperimentato Corigliano Rossano qualche settimana fa. Questa è la situazione generale. Bisognerà capire se e quando arriveranno gli aiuti richiesti dalle amministrazioni comunali, perché è inimmaginabile reggere l'urto di popolazioni in fuga che chiedono solo di vivere un futuro diverso. Altro tema decisamente spinoso riguarda poi la presenza sempre più numerosa di minori non accompagnati, la cui gestione è certamente più delicata. Io solleciterei l'Europa, la solleciterò, a fornire maggiori strumenti di accoglienza. Se questa è la politica, bisogna fare in modo che questi bambini non sbarchino da un inferno a situazioni di precarietà. La periferia dall'Unione Europea deve essere sostenuta strutturalmente in maniera molto forte, se questa è la politica. Siamo al Covid, oggi un balzo dei contagi nella nostra regione, più di 800 a fronte dei 200 di ieri. La buona notizia è che restano stabili i ricoveri, oggi si registra un decesso, vediamo. Balzo dei contagi, oggi in Calabria sono 879 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore nella nostra regione a fronte di 4.726 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta al 18,60%. La città con il maggior numero di casi è Cosenza, 364, seguito da Catanzaro, 239, Reggio Calabria, 189, Crotone, 40 e Vibo, 39. Stabili i ricoveri, 130 in tutto, e le terapie intensive. Oggi si registra un morto a Cosenza. Sul fronte vaccini, Gimbe rivela come il 12,9% dei calabresi non abbia ricevuto nessuna dose di vaccino, mentre il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 10,5%, la media nazionale è del 22,5%. Intanto dall'EMA si fa sapere che tra la fine di novembre e dicembre l'Italia dovrebbe
essere pronta a fronteggiare le nuove sottovarianti. Da quanto si apprende, queste varianti tenderanno a diffondersi rapidamente, ma non è chiaro quanto siano aggressive. E adesso parliamo del meteo, perché sembra davvero finita questa estate fuori stagione. Ci ha fatto compagnia fino ai primi di novembre. Possiamo vedere insieme questa schermata della Protezione Civile. C'è per domani prevista un'allerta gialla, in particolare l'allerta gialla è sulle coste tirreniche della Calabria. Questo quanto ci dice la Protezione Civile, quindi ci sarà una variazione anche nelle temperature. Cambiamo argomento: ispezioni, sanzioni e sequestro dei NAS di Reggio Calabria, che hanno effettuato dei servizi di controllo nell'area dello stretto finalizzati alla prevenzione del rischio di contaminazione del batterio patogeno Listeria. Sotto osservazione le fasi di produzione nelle aziende di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti a base di carne cruda, formaggi e prodotti di gastronomia. Vediamo. 250 kg di alimenti tra carne e prodotti caseari, 165 uova di gallina, tutti i prodotti privi di indicazioni sulla tracciabilità sono stati sequestrati dai NAS di Reggio Calabria nell'ambito dei servizi di controllo attuati a livello nazionale finalizzati alla prevenzione del rischio di contaminazione del batterio patogeno Listeria durante le fasi di produzione nelle aziende di lavorazione, trasformazione e confezionamento di prodotti a base di carne cruda, formaggi, prodotti di gastronomia. I militari hanno effettuato specifici servizi nell'ambito dell'area di competenza tra le zone di Reggio Calabria, Palmi, Merito Porto Salvo, Rosarno, Gioia Tauro, Seminario e Torrianova. Sono state effettuate 23 ispezioni in imprese di produzione alimenti, di cui 9 hanno evidenziato irregolarità e per le quali i gestori sono stati segnalati alle competenti autorità amministrative. Per un'attività del valore di circa 200.000 euro è stata disposta la sospensione e chiusura in seguito all'assenza dei requisiti autorizzativi. In totale sono state contestate 14 sanzioni per un valore complessivo di 24.000 euro per mancato rispetto della tracciabilità delle materie prime, carenze igienico-sanitarie e strutturali. In un'azienda di lavorazione carni di Seminara sono state trovate 3 carcasse di ovini prive di qualsiasi attestazione sanitaria e tracciabilità. La merce è stata sequestrata e poi distrutta su disposizione del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria. E c'è una buona notizia: aprirà i battenti in Calabria la prossima sede di Atos Italia, la multinazionale leader globale in servizi digitali per imprese e pubbliche amministrazioni. Lo hanno annunciato a Catanzaro, nella sede della cittadella regionale, il presidente della regione Roberto Occhiuto, l'amministratore delegato di Atos Italia Giuseppe Di Franco. Sarà la 7ª sede italiana dell'azienda, che inaugurerà nel 2023 e assumerà subito 50 dipendenti ed entro il 2025 150 consulenti. Si tratta di una delle aziende principali del continente, che produce il computer più potente, che è il computer Leonardo, così dice il presidente della regione. Sono contento che abbia deciso di investire in Calabria e che lo abbia fatto con il sistema universitario calabrese, il quale aiuterà l'azienda a radicarsi sempre più nel territorio. Ho chiesto ad Atos di non limitare l'investimento nel reperimento di risorse professionali, ma di considerare la Calabria come uno dei loro hub per sviluppare altre attività. Di questo importante incontro, delle ricadute occupazionali di questo progetto, che partirà nei primi mesi del 2023, ve ne parleremo facendovi ascoltare anche le voci dei protagonisti nelle prossime edizioni del nostro TG. Ancora per lo sviluppo, a Crotone, un percorso virtuoso per sfruttare nel migliore dei modi il fiume di denaro in arrivo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per stabilire e coniugare le esigenze di gestire i capitali e anche creare un sistema di controlli efficaci, protocollo d'intesa firmato a Crotone. Vediamo.
Rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi pubblici a danno delle misure di sostegno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e così si è deciso di siglare un protocollo d'intesa tra il sindaco di Crotone Vincenzo Voce, il procuratore della Repubblica Giuseppe Capoccia e il comandante della Guardia di Finanza Provinciale, il colonnello Luigi Smurra, che sottolinea come se non c'è sinergia istituzionale, quella economico-finanziaria, gli attacchi non possono essere adeguatamente combattuti. Con il protocollo abbiamo raggiunto un'intesa che ci permette di fare in modo che si venga a creare un circuito virtuoso in un momento così importante che è quello dell'allocazione di queste ingenti risorse economico che l'Unione Europea ha affidato al nostro Paese. Un impegno fattivo valido fino al 31 dicembre 2026 per il corretto impiego delle risorse messe a disposizione dal PNRR. La parola d'ordine dunque è vigilare, ma in concreto cosa si può fare? Ciascuno fa il suo mestiere e questo non cambia minimamente. Sicuramente creiamo un meccanismo di flusso di informazioni che possa provenire dai soggetti attuatori che in una data situazione possano osservare circostanze strane, comportamenti strani, e di questo chiedano informazioni, o meglio informino la Guardia di Finanza, che, come ha detto il colonnello, attraverso le sue banche dati cercano di capire che cosa sta succedendo, se il soggetto abbia fatto già, per dire, delle condotte simili in altre situazioni. Chiedano anche alla procura se ci sono, per dire, indagini già su quella persona per cui si sa già dove va a parare il loro gioco, e a sua volta tutto questo lavorio restituisce, ovviamente in termini che voi potete immaginare saranno molto più anonimi e meno specifici, restituisce però all'amministrazione territoriale una indicazione, un alert, o di star tranquillo, ovvero di vigilare ancor più attentamente, perché quel sospetto probabilmente è fondato. Ed è stata presentata oggi a Reggio Calabria l'esercitazione Sisma nello Stretto, coinvolti 37 comuni tra Calabria e Sicilia. Il capo del Dipartimento della Protezione Civile Curcio ha detto: utilizzeremo una nuova tecnologia che stiamo testando in Italia. Vediamo. Da domani Reggio Calabria e Messina saranno teatro di una 3 giorni di mega esercitazione nazionale Sisma sullo Stretto. A coordinare la protezione civile, come evidenziato in sede di presentazione Intenso Struttura sul lungomare Reggino, presenti il capo della Procib Fabrizio Curcio, il suo luogotenente in Calabria Domenico Costarella, il governatore calabrese Roberto Occhiuto e in videocollegamento quello siciliano Renato Schifani. In 37 comuni del Reggino e in 19 del Messina sarà simulato un terremoto di magnitudo 4.7 che prenderà a parametro il sisma realmente accaduto nell'entroterra di Reggio il 16 gennaio del 75, con tanto di maremoto d'accompagnamento, con onde comunque sotto il mezzo metro d'altezza. Un evento maggiorato rispetto a quello del 1975, quindi una magnitudo importante, proprio per stressare un po' il sistema. Si parla di migliaia di evacuati, teorici ovviamente, lo sottolineo, sul quale poi il sistema si mobiliterà in ambito nazionale, con migliaia di operatori che sul campo ai vari livelli, dalle strutture operative, Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, volontariato, operatori comunali, provinciali, regionali, le risorse sanitarie, quindi insomma sicuramente un test importante che verrà effettuato, come si suol dire, full scale, cioè realmente e in buona parte e in quota parte anche da remoto. Non si è comunque considerato il futuribile ponte sullo Stretto, che in uno scenario simile potrebbe invece avere un doppio ruolo. Un aspetto è che un ponte sospeso, com'è attualmente l'ipotesi a campata unica o a due campate, quello che sia, ma soprattutto quello a campata unica, è poco sensibile al terremoto. Quindi non è una struttura, come può essere un edificio di 3, 5, 6 piani, che è sensibile alle vibrazioni del terremoto. Quindi il ponte
rimarrebbe in piedi durante e quindi dopo il terremoto. E qui collego il secondo punto, sarebbe una struttura fondamentale per raggiungere i luoghi che sono stati colpiti dal terremoto. Il teatro ci porta a Castrovillari, ancora un appuntamento nell'ambito della rassegna Calabria Teatro Festival, questa volta protagoniste le donne, un vero e proprio viaggio al femminile, vediamo. Un viaggio tra canzoni e testi teatrali è stato lo spettacolo Donne in canto con Antonella Morea, voce Vittorio Cataldi al pianoforte, andato in scena al Vittoria di Castrovillari ed inserito nel cartellone del Calabria Teatro Festival decima edizione. Ho cercato di raccogliere tutte quelle donne che ho interpretato sia cantando che recitando e anche quelle che avrei voluto interpretare che non sono riuscita a fare. Quindi è un viaggio al femminile. Nelle commedie di Edoardo, Gatta Cenerentola di Roberto De Simone, nelle canzoni di Gragnaniello, di Pino Daniele, nelle favole del Basile, in Patroni Griffi, col quale ho lavorato negli anni 90, quindi insomma è un bel viaggio musicale. Un vero e proprio omaggio agli autori e ai registi che l'hanno vista protagonista, da Viviani a De Simone, da Edoardo a Manlio Santelli, da Ruccello a Pazzaglia fino a Nino D'Angelo ed Edoardo De Crescenzo, che Antonella Morea ha dedicato al suo pubblico che da oltre 40 anni la segue con affettuosa stima. Antonella Morea, attrice, cantante e regista teatrale italiana, nipote del celebre cantante napoletano Renato Carosone, non poteva non avere la passione per l'arte. Mio zio, devo dire che mi ha sentito una sola volta, perché io sono molto orgoglioso, ho voluto andare avanti da sola senza... Però mi disse, zio, tu canti benissimo, quindi invece fare una trasmissione con lui, con Dino Verde, ma mi fece un regalo bellissimo, una sera che io partecipavo all'estate a Napoli al Maschio Angioina, improvvisamente arrivò lui in platea, quindi successe l'ira di Dio e cantò con me, fu una cosa molto molto bellissima. Bella. Lo sport adesso con il calcio di Serie B, secondo giorno di allenamenti per il Cosenza sotto la guida tecnica di mister Viali. Domani la presentazione ufficiale del tecnico alla stampa e poi la partenza per la trasferta di Pisa. Vediamo. Queste che vi mostriamo sono le immagini del primo allenamento diretto dal nuovo tecnico William Viali, che dopo aver firmato il contratto che lo lega al Cosenza fino al termine della stagione, la società si è riservata di decidere un eventuale rinnovo. Il tecnico ex Cesenate, con un passato da calciatore molto apprezzato con alle spalle solo campionati di Serie C, è chiamato a risollevare il morale di una squadra che nelle ultime 4 gare ha rimediato solo sonore sconfitte. Dopo una partenza sprint che aveva fatto illudere i tifosi, la compagine silana è ripiombata in una sorta di zona grigia, sia sul piano del gioco che della tenuta atletica. Evidentemente i continui esperimenti dell'ex Dionigi fra moduli e titolari hanno mandato in confusione i giovanotti, alcuni dei quali non hanno mai calpestato l'erba della serie cadetta, generando una pericolosa confusione. Non sarà facile per Viali ricomporre il puzzle, anche perché, va detto francamente, l'organico è incompleto e alcuni uomini fino ad oggi non hanno reso per come erano le intenzioni del direttore sportivo Gemmi. La società ha voluto ancora una volta giocare d'azzardo affidandosi ad un debuttante. Sarà il campo a giudicare se il gioco è valso la candela oppure no, a cominciare da sabato prossimo a Pisa. Intanto l'umore dei tifosi non è alle stelle, ma una piccola apertura di credito nei confronti dell'ex Cesenate c'è, o meglio dovrebbe esserci, anche perché con gli atavici problemi del Cosenza lui c'entra davvero poco. Ed è davvero tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, vi lasciamo alle notizie economiche, le notizie dalla borsa, grazie in regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, ripeto, vi lascio alle notizie dalla borsa e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.
chiusura in calo per le borse europee, in linea all'andamento debole di Wall Street in un contesto di avversione al rischio. Il FTSE MIB di Milano chiude gli scambi al ribasso dello 0,4%, male anche il CAC 40 di Parigi a meno 0,5%, il DAX di Francoforte a meno 1% e l'IBEX 35 di Madrid a meno 1,4%. Sopra la parità in Europa solo il FTSE 100 di Londra a più 0,6%. Oltre oceano arretrano ancora il Dow Jones a meno 0,2%, l'S&P 500 a meno 0,7% e il Nasdaq a meno 1,1%. La Banca Centrale Americana ha alzato i tassi di interesse di 75 punti base per la quarta volta consecutiva e Jerome Powell ha chiarito che i tassi dovranno salire in misura superiore alle precedenti stime per contrastare con efficacia la persistente inflazione. Anche la Bank of England ha alzato i tassi di interesse di 75 punti base sui massimi dal 2008, prevedendo una recessione prolungata e un'inflazione ancora sopra il 10% nel breve termine. Per quanto riguarda la BCE, la Lagarde ha ammesso la possibilità di una leggera recessione che non sarebbe di per sé sufficienti ad arginare l'impennata dei prezzi senza ulteriori interventi dell'Euro Tower. In mattinata sono poi stati diffusi i dati di settembre sulla disoccupazione in Italia al 7,9% e nell'Eurozona al 6,6%. Sul Forex l'euro dollaro arretra a 0,975 e il dollaro yen risale a 148,3. Arretrano le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 0,8% a 95,4 dollari e il VTI a meno 1,2% a 88,9 dollari. Sull'obbligazionario il BTP Bund si attesta a 216 punti base, con il rendimento del decennale italiano in aumento al 4,42%. Tornando a Piazza Affari, proseguono gli acquisti su Telecom Italia a più 3,2%, in scia all'ipotesi di OPA, seguita da Tenaris ed Eni a più 1,4%, mentre arretrano in particolare Stellantis a meno 3,3%, Moncler a meno 2,8% e Pirelli a meno 2,5%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight.